Andata della semifinale scudetto per la Berretti di Gianmario Corti, che accoglie al centro di formazione Suning l'Ascoli, arrivato quarto nel proprio girone di regular season. Una partita fisica e spezzettata fin dai primi minuti, partita tesa con l'Ascoli che ci prova da fermo con Scorza, facile però per Pozzer la presa. Punizione da distanza troppo lontana per poter far male al numero uno nerazzurro. Inter che prova a rispondere in contropiede, lotta fisica tra Vergani e Midolo, il cross poi dell'attaccante interista non trova Confalonieri ma solamente le mani di Zizzania. I ragazzi di Corti vanno a fiammate, si fa fatica a trovare spazi contro un Ascoli molto chiuso, così come fa fatica l'Ascoli a trovare spazi contro un Inter molto organizzata. Come detto, i ragazzi di Corti vanno a fiammate, quasi sempre in ripartenza. Azione di Serpe, incursione dalla difesa che tocca in profondità per Confalonieri, il numero 11 sterza e calcia trovando però ancora la parata di Zizzania, centrale facile, bella la giocata però di Confalonieri che sterza sul destro e poi ci prova a giro ma la palla non prende il giro giusto. Ascoli che si affida sempre ai calci piazzati, mischia in area che Pulsoni prova a risolvere, liscio una prima volta, ci prova poi la seconda col mancino, va lontano dal bersaglio grosso anche se Pozzer sembrava sulla traiettoria. Ci ha provato due volte il numero 19 dell'Ascoli, prima volta liscia, la seconda col mancino, un tiro un po' sporco che non c'entra lo specchio della porta. Primo tempo che si chiude a reti bianche, secondo tempo con l'Inter che parte un po' più convinta e parte forte. Azione personale di Colombini che cerca e trova Vergani, stop, destro, pallone alto, ma primo squillo dell'Inter nella ripresa con la bella azione di Colombini e Vergani che si gira in un fazzoletto di terreno ma non c'entra lo specchio della porta mandando alto il pallone. È sempre Pulsoni invece il più pericoloso degli ospiti, altra azione confusa, la respinta della difesa interista su questo cross arriva ancora sui piedi di Pulsoni che ci prova nuovamente al volo, questa volta Pozzer in due tempi deve fare suo il pallone con un intervento più complicato. Azioni sempre molto confuse quelle dell'Ascoli che ci prova quasi sempre su sviluppi da calci da fermo. Nel finale poi l'Inter finalmente la sblocca, intuizione geniale di Vergani per il neoentrato Mattias Fonseca che infila in mezzo i centrali di difesa dell'Ascoli, poi salta Zizzania e deposita nella rete sguarnita. 1-0 pesantissimo per i nerazzurri di Corti, Mattias Fonseca, ingresso decisivo il suo, ma grande palla anche di Vergani, Fonseca la fa scorrere, resiste di fisico, salta Zizzania e mette dentro l'1-0 pesantissimo e meritato per l'Inter di Gianmario Corti. Finisce quindi così primo round all'Inter, ma qualificazione ancora apertissima in vista del ritorno ad Ascoli. Dopo le sfide in regular season, Inter e Milan si ritrovano anche nei quarti di finale scudetto del campionato Under 16 in un doppio confronto davvero teso ed incerto. Andata al Vismara, partita intensissima fin dai primi minuti. Prima chance di marchio interista, capitan De Milato riceve palla sulla tre quarti. Prova al sinistro, palla a lato di poco con Desplanques che sembrava sulla traiettoria. Suona la carica il capitano nerazzurro, i ragazzi di Bonaccina insistono. Grande azione personale di Peschetola che parte quasi da centrocampo. Silvera di Tonone cerca il mancino a lato, questa volta più lontano dalla porta difesa da Desplanques, prova a farsi vedere anche il Milan, 1-2 in Besso Nasti, numero 11 rossonero ci prova dal limite dell'area, nessun problema per Gerardi, facile e centrale, è il preludio però al gol del vantaggio milanista. Besso approfitta di una incomprensione tra Zanotti e Lonati, la mette poi di mancino in buca d'angolo sul palo lontano. 1-0 Milan con il gol di Besso, bravo ad approfittare l'incomprensione della difesa nerazzurra e a mettere dentro il gol dell'1-0. Milan che successivamente prende fiducia e continua a spingere sull'acceleratore, confusione al limite dell'area interista, interviene Nasti che imbuca per Elilali che sbatte però contro un grande Gerardi. Tomella poi ci prova due volte, prima al volo poi col tacco, il pallone rimbalza pericolosamente, Nasti ancora di testa, Gerardi questa volta intervento sicuramente più semplice, poco dopo però Marco Nasti è molto ingenuo, fallo brutto in ritardo su Zanotti, secondo giallo inevitabile estratto dall'arbitro Nicolini di Brescia. Il Milan in 10 praticamente per una parte di primo tempo e per tutto il secondo tempo. Inter che ne approfitta subito, punizione, mischia in area, la risolve Luca Magazzù col diagonale destro potente e preciso che rimette tutto in equilibrio, tutta la gioia del numero 9 nerazzurro, bravissimo ad approfittare dell'incertezza della difesa del Milan e a sbattere il pallone in fondo al sacco.
in apertura di ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, parte meglio il Milan, che in contropiede con Elilali, tocco in profondità per il solito Ngbesso, che si libera e poi batte Gerardi col mancino. Bella azione tutta in verticale del Milan, Elilali per Ngbesso, controllo e tiro sul primo palo. Gerardi battute 2-1 Milan nonostante l'inferiorità numerica. Ragazzi di Bonaccina non ci stanno, si riversano in avanti, ancora spinti da Di Milato. Riceve palla ancora al limite, prova il mancino che sfiora l'incrocio dei pali. Con Desplanques che sembrava questa volta battuto. Altra bella occasione per il capitano dell'Inter. Nerazzurri che ci provano anche da fermo, con lo specialista Cepele che però questa volta sbatte sul muro rossonero. Gnonto tiene viva l'azione, appoggia per Peschetola che trova in mezzo all'area ancora la testa di Cepele, che da ottima posizione non impensierisce Desplanques. Sale di giri il motore di Gnonto che parte da sinistra, salta tre avversari accentrandosi e poi calcia, trovando però il grande intervento del numero uno rossonero. Desplanques che poi poco dopo deve arrendersi. Zanotti dentro per Casadei, cross teso per Fabian sul secondo palo, non riesce a intervenire. Dopo una mischia arriva ancora Luca Magazzù, doppietta anche per il numero 9 dell'Inter dopo la doppietta di Ngbesso, 2-2. E altro grande gol da centravanti vero per Luca Magazzù, che risolve un'altra mischia in area di rigore. Milan che si affida sempre a uno scatenato Ngbesso in una sorta di di botta e risposta con Magazzù. Di fisico va via a Zanotti e Lonati, crossa, pasticcio della difesa nerazzurra e non c'è nessun problema per Tomella a porta vuota mettere dentro il gol del 3-2. Grande azione ancora di Ngbesso, ma pasticcio incredibile della difesa dell'Inter per Tomella. È davvero un gioco da ragazzi. Inter che di rabbia allora va a caccia del pareggio. Anane, entrato da poco nelle file rossonere, perde un brutto pallone, bravissimo De Milato a recuperarlo. Lo apre poi Agnonto che mette il turbo, salta con Cassecciti e la mette dentro proprio all'ultimo, il gol del 3-3. Partita clamorosa e bellissima, pareggio più che meritato per la squadra di Bonaccina. Finisce quindi 3-3, una partita bellissima, spettacolare, tesa ed incerta. Discorso qualificazione quindi rimandato al ritorno al centro di formazione Suning.